Va avanti il progetto per dotare la città e le frazioni di ulteriori 900 telecamere. All'ordine del giorno ormai in città gli episodi di violenza, vandalismo, oltre alla ben nota movida che spesso sconfina. Il progetto non è nuovo, ma ora è in piena fase di realizzazione. Si sta già allestendo una sala operativa nelle sedi delle forze dell'ordine. Terminata questa fase, entro pochi giorni, si passerà a quella infrastrutturale per mettere la fibra ottica e per fissare i pali per l'installazione. Fasi che hanno bisogno di un po' di tempo, ma al lavoro finito ci saranno ben 900 occhi in più sulla città, che saranno deterrenti, ma anche un asilo concreto per le forze dell'ordine nelle indagini. Le telecamere funzioneranno 24 ore su 24 e per 7 giorni le immagini resteranno archiviate. Progetto importante anche da un punto di vista economico, come spiega l'assessore Fabrizio Taranta. Stiamo portando a termine anche il progetto di videosorveglianza complessivo della nostra città per circa 4 milioni di euro di importo e 900 punti di osservazione che si andranno ad aggiungere alle telecamere già presenti all'interno del territorio comunale. Queste telecamere ci permetteranno di avere sia un effetto deterrente nei confronti dei malintenzionati, sia poi potranno essere utili alle forze dell'ordine in caso di indagine per accertare i fatti e quindi assicurare alla giustizia i responsabili di atti che dovessero essere meritevoli di attenzione. In questo momento, dopo aver acquisito tutte le autorizzazioni, siamo nella fase di realizzazione che precede l'installazione delle telecamere, e cioè stiamo realizzando le sale operative all'interno del comando di polizia municipale del nostro comune e della questura, alle quali si aggiungeranno poi dei punti di osservazione anche all'interno del comando provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza. Terminata la fase della realizzazione delle sale operative, passeremo alla stesura della fibra ottica e all'installazione vera e propria delle telecamere, che avranno così la possibilità di essere collegate ai server che in questi giorni stiamo predisponendo.